aspetto della valorizzazione però di tutte le attività sociali, di relazioni anche produttive dei cittadini, dei comuni che vivono intorno al parco. E allora Sara, tu che come consigliere regionale hai visto che cosa significa la politica ambientale, quello che è stato fatto, no? Da un'amministrazione di centrodestra, amministrazione di Formigoni, e quindi l'impegno che voi avete dovuto mettere nella difesa del parco. Adesso che siamo vicini, noi lo speriamo, ci impegniamo, stiamo lavorando per questo. La svolta. La svolta vuol dire cambiare il segno, no? Dell'amministrazione che governa la Lombardia. Che lavoro sarebbe possibile fare? Che cosa ti auspichi tu di poter fare con un'amministrazione della Lombardia di centro-sinistra per la politica ambientale? Grazie a tutti, buongiorno. Ringrazio ancora il Partito Democratico di Zona 9 per aver organizzato questa occasione di confronto. Mariangela, Manni, Calamici e Franco per essere stati disponibili ad organizzare questo incontro. Io sento personalmente e con convinzione anche emotiva di farmi carico del tema del Parco Nord in particolare e poi complessivamente della necessità di sostegno a tutta la politica ambientale di Regione Lombardia. Del Parco Nord in particolare perché io con questo parco ci sono cresciuta, o meglio il parco è cresciuto con me, avendo abitato, come per tanti di voi sicuramente, avendo abitato nella mia vita appunto tra Liguarda e Sesto San Giovanni, l'ho proprio visto crescere. E anch'io avevo proprio segnato questa parola che ha ricordato Calamici, miracolo. Anch'io lo considero un miracolo della buona amministrazione. E noi tutti insieme dovremmo ringraziare quegli amministratori locali lungimiranti di tutta l'area del Nord Milano che al tempo fecero la scelta di investire su un grande polmone verde in un'area particolare di Milano. Come ricordava prima Mariangela, un'area fortemente occupata da realtà produttive ed industriali che certo nella sua storia non aveva e non ha avuto una vocazione ambientale. Quegli amministratori che hanno scelto di realizzare questo parco hanno visto il futuro, hanno letto il futuro e credo che questo sia il compito fondamentale per chi aspira a governare una nuova Regione Lombardia, cioè cogliere quelle che sono effettivamente le necessità, le aspirazioni sul futuro sia del territorio che della vita poi concreta delle persone. Gli impegni mi pare che dagli interventi molto puntuali, molto competenti di persone che insomma su questo ci lavorano da tanto, gli impegni sono credo chiari, netti. La prima cosa, ribadire un impegno per rispettare il protocollo di intesa per appunto far rispettare il sedime dell'area aeroporturale per garantire il fatto che il territorio di parco sia tutelato e garantire anche la lontananza dai centri abitati. In questi anni si è fatto un gran parlare di area metropolitana. A volte i cittadini hanno, credo, la percezione che l'area metropolitana sia una sorta di invenzione istituzionale. E invece il lavoro che si dovrà fare, che è stato fatto sul Parco Nord, dimostra quanto è importante ragionare in termini di area metropolitana. Noi qui abbiamo un esempio, con difficoltà magari, comunque sono riuscite a livello territoriale, a livello di base, si è riuscito a costruire quelle connessioni tra amministrazioni locali, consigli di zona, Comune di Milano per appunto far vivere effettivamente il parco, far vivere un progetto che è un progetto che deve essere vissuto come un progetto di area metropolitana. L'area metropolitana serve a questo, cioè a garantire, a facilitare le connessioni e
a fare e a diciamo, garantire anche le scelte che danno la possibilità e l'opportunità, in questo caso appunto, di far vivere nei fatti una prospettiva di politica rispettosa, rispettosa dell'ambiente. Il lavoro da fare è ancora tanto, anche in termini di cultura, anche in termini di cultura. Ricordava prima Manni il tema del diffondere una cultura rispettosa dell'ambiente e del nostro territorio, e anche diffondere una cultura che sia una forte cultura di integrazione tra istituzioni. Il tema, per esempio, di favorire un parcheggio di interscambio che sia tutelante anche del paesaggio e che sia il meno impattante possibile in un'area che è comunque un'area di parco, credo che sia l'altro impegno fondamentale. Per cui noi abbiamo tentato, come è stato detto anche da Franco, in questi anni di evitare il peggio, sia in termini, sia nel momento in cui è stata discussa ed approvata la nuova legge sui parchi, sia tutte le volte, io sono 7 anni e mezzo che faccio la consigliera regionale, non so quante volte è stata preportata in aula, quante volte sono state portate in aula le modifiche della famosa legge 12 sul territorio. Ogni anno, ogni 6 mesi, ogni 7 mesi c'era una modifica della legge 12. Spesso queste modifiche non sono state, o almeno nelle proposte della Giunta, queste modifiche non sono state delle modifiche migliorative. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro cercando di mettere, di inserire comunque delle positività per tutelare appunto il principio della tutela del territorio. Prima Calaminici ti diceva dei numeri, io la consapevolezza che in Regione Lombardia dal 1995 ad oggi sono stati consumati 112.000 metri quadri al giorno in regione Lombardia. Allora io credo che soprattutto nelle aree, nei contesti metropolitani, si debba porre un freno e uno stop. Noi abbiamo già depositato nella scorsa legislatura 2 progetti di legge, sia un progetto di legge per il contenimento del consumo di suolo, sia un progetto di legge invece in positivo, di modifica anche in positivo in questo caso di tutto la governance e il sistema dei parchi della Regione Lombardia. C'è appunto un principio rispetto alla necessità della tutela di suolo, c'è anche, come si ricordava prima, la necessità di tutelare il fatto che i parchi devono essere considerati patrimonio dei cittadini, patrimonio dei cittadini e dei territori che, in cui sono inseriti. Per questo è fondamentale, per una nuova prospettiva di governo di Regione Lombardia, coinvolgere in tutte le decisioni e anche direttamente nella governance dei parchi gli enti locali, i consigli di zona ed anche sicuramente le associazioni. Il programma di Ambrosoli appunto parla di trasparenza, di legalità e di partecipazione. Questo è il senso vorrebbe essere il senso della nostra azione su tutti gli argomenti, anche sui temi ambientali. Altro impegno: la necessità di ulteriore ampliamento, nel senso che diceva Manni, che io condivido, il Parco Nord ha una particolarità rispetto agli altri parchi lombardi e rispetto anche ad altri parchi più conurbati. È veramente nato come un parco urbano che si deve inserire e che deve appunto entrare nelle nostre comunità, nei nostri comuni e nelle zone. Un parco giustamente non soltanto da conservare, ma un parco da vivere. Tra l'altro nel Parco Nord una delle particolarità, la cosa bella, è che sono presenti non solo dei segni naturali, ma anche dei segni della storia di
facciamo tutti gli anni il 27 gennaio al monumento che commemora i deportati proprio su questo territorio. Ci sono e sono stati riqualificati i bunker utilizzati nella seconda guerra mondiale, per cui è un parco che tiene insieme identità, storia e natura, e questa è la sua particolarità e la sua forza. Per questo, per venire alle cose anche più imminenti, no? La scansione di breve periodo, come diceva Vanni, è necessario anche sostenere economicamente tutte le attività del parco e tutte le possibilità di sviluppo. Vi dicevo, un parco inserito in un'area metropolitana, e per questo è necessario favorire tutti quegli interventi che già sono stati fatti, ma che bisogna incentivare, che favoriscano le connessioni, e soprattutto le connessioni tra i parchi diversi dell'area del contesto metropolitano e le connessioni tra i territori, connessioni e possibilità di mobilità, penso soprattutto alla mobilità ciclabile, per cui l'intervento, la necessità di intervento sulla mobilità ciclistica o ciclo pedonale. E poi il tema del richiamare tutte le istituzioni. Io so che ho fatto l'amministratrice locale, molti di noi sono stati amministratori locali, so quanto la crisi economica sta diciamo, influenzando in maniera certo non positiva i bilanci dei comuni, che spesso sono costretti a fare delle scelte, Bisogna accompagnare e sostenere i comuni, ma io dico richiamare soprattutto le più alte istituzioni. Adesso non so quale destino avrà la provincia, però è chiaro, lo dico anche le cose, però è chiaro che il primo compito da parte di una nuova amministrazione regionale, che avrà, diciamo, come obiettivo quello del governo e della programmazione, sarà anche quello di richiamare le istituzioni, in particolare le province finché rimarranno, a tenere fede ai propri impegni. Rispetto a tutti i parchi, in particolare rispetto al Parco Nord. Calamini ci dice, ricordava prima la storia delle politiche ambientali in regione Lombardia. Io in questi anni mi sono occupata, mi ricordo un incontro qui proprio sul tema dell'eliporto, qui in questa sala con l'allora sindaco di Sesto Oldrini, e c'erano tutti gli amministratori locali. Quella battaglia l'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta insieme. Io in consiglio regionale in questi anni mi sono occupata tanto soprattutto di questioni legate alla sanità e sociale, ma credo che i temi della tutela ambientale non debbano essere sconnessi i temi appunto della promozione di un buon stile di vita, perché la sanità è un pezzo. L'obiettivo complessivo del programma del Partito Democratico e di Ambrosoli è quello di promuovere complessivamente il benessere delle persone, lo stare bene, e lo stare bene è possibile in un contesto metropolitano se si vive in aree o in polmoni che ci diano appunto la possibilità di respirare e appunto di vivere e di sganciarci anche un po' dalla vita frenetica che quotidianamente facciamo. Ha una storia Regione Lombardia di promozione anche di leggi. La legge istitutiva dei parchi della Regione Lombardia è venuta prima della legge nazionale. Forse l'obiettivo fondamentale per Regione Lombardia, per chi governerà Regione Lombardia, dovrà essere quello di ritornare avanguardia a livello nazionale sul tema appunto della promozione della salute, del benessere e della tutela ambientale.